Se ti stai allenando non solo per togliere la pancetta ma anche per salire di condizione, ti può capitare durante il tuo percorso di allenamento di fare alcuni errori. Sì, perché all'inizio la motivazione è tanta e sei portato a fare magari più di quello che serve realmente. In questo video cercheremo di darvi alcune informazioni e 5 errori da evitare. Iniziamo la puntata! Come accennato nella intro, uno degli errori tipici che si possono fare è farsi prendere troppo la mano quando siamo all'inizio della preparazione. Sai, si è trasportati dall'entusiasmo, dalla voglia di migliorare in poco tempo e quindi si tende a spingere ogni giorno senza ascoltare troppo le sensazioni, e quindi arriva a un certo punto in cui ci troviamo in overtraining, comunque abbiamo esagerato, quindi c'è una stanchezza fisica cronica che da qui non riusciamo a venire fuori. Sì, anche perché inizialmente i progressi si notano subito, si sente più forti, si sente migliorare, i valori si alzano, però non ha sempre senso caricare tanto quando non serve. Soprattutto ci sono momenti, ad esempio dopo il lavoro in palestra, dopo la sala pesi, che non ha senso andare in bici, allungare, fare quei 60-90 minuti in più di bici che non fanno altro che produrre cortisolo e ridurre l'efficacia del lavoro in palestra. Oppure se stiamo lavorando sulla Z2, di cui tanto si parla in questo momento, vogliamo migliorare la nostra resistenza aerobica, la nostra capacità di ossidare grassi, se prima di questo lavoro ci mettiamo a fare dei lavori di alta intensità, attiveremo il sistema glicolitico che utilizza gli zuccheri e quindi non riusciremo più a utilizzare i grassi per diversi minuti, anche più di mezz'ora. Quindi fare più di quello che viene consigliato al preparatore o quello che secondo noi potrebbe funzionare meglio potrebbe essere più uno svantaggio che un vantaggio. Tra l'altro mettetevi in testa che fare tanto in poco tempo non significa andare in condizione prima, anzi rischi di allungare. Sì, si va in condizione prima, il problema è che però dura poco. Sì, esatto, e poi i tempi di recupero saranno comunque importanti. Non alimentarsi correttamente durante il periodo di preparazione è un altro errore da non sottovalutare. A volte si casca nella trappola di voler perdere più peso possibile in un periodo in cui ci alleniamo in maniera molto intensa. Esatto, l'alimentazione va calibrata in base agli allenamenti. Generalmente bisogna mangiare carboidrati sia prima dell'uscita, sia durante, sia dopo, a meno che non sia consigliato fare in modo diverso se facciamo un allenamento specifico. Appunto, un allenamento per bruciare i grassi, oppure siamo in un periodo in cui vogliamo introdurre un po' la chetogenica, allora può avere un senso, altrimenti i carbo vanno mangiati e pedalare senza carbo non fa altro che rallentare un altro metabolismo, non ci permette di spingere bene, quindi creare un buon lavoro poi che ci può dare dei risultati, e quello che possiamo perdere a livello di peso lo recupereremo il giorno dopo perché avremo una fame pazzesca. Questo errore può diventare enorme se proprio non si segue nessuna tabella alimentare, non si dà una logica e si riduce completamente l'assunzione di calorie, il minimo sindacale per avere le forze per spingere in bici. Sì, si perderà peso ma non si pedalerà più bene. Diti vuoto come un calzino, Giorgione! Un altro errore da considerare che in tanti fanno è quello di allenarsi senza conoscere il proprio livello di base, cioè spingere tutti i giorni in allenamento senza avere un'idea di quello che è la propria FTP. Ormai oggi abbiamo tantissimi modi per misurarla, dai test su Zwift ai test in strada, giusto Giorgione? Sì, diciamo che ogni intensità a cui si può andare allena un certo tipo di qualità del nostro corpo, allena un certo tipo di metabolismo, quindi conoscere almeno l'FTP, se usiamo un misuratore di potenza, o la frequenza cardiaca, la soglia anaerobica, se usiamo un cardiofrequenzimetro, ci è utile per ricavare indirettamente le altre zone di allenamento che possono essere più o meno precise, si possono calcolare in modo più preciso magari con test aggiuntivi come con l'attocidometro, col metabolimetro, però almeno un FTP che si può trovare anche con un ramp test su Zwift può essere veramente utile, anzi indispensabile, per poter calibrare un minimo correttamente il nostro piano di lavoro. In più è uno strumento per vedere quanto siamo migliorati nel corso della preparazione, quindi è anche una soddisfazione vedere quanto si cresce un po' per volta. Sì, quello sicuramente, e poi un'altra cosa che può essere utile è un critical power test col V-prime, che è un pochino più completo, ci dà qualche dato in più rispetto alla semplice FTP e alla fine non è così difficile da fare. Abbiamo fatto un video riguardo alla lavagna. Potete anche avere il miglior preparatore del mondo, ma se non imparate ad ascoltare il proprio corpo rischiate solo di fare danni. Ci sono
atleti che vogliono seguire il tabella di allenamento a tutti i costi, non vogliono saltare neanche una ripetuta e si allenano anche nei giorni in cui sono oggettivamente stanchi, vogliono insistere perché la tabella dice così, vero Giorgione? Sì, la tabella dice così, ma da preparatore posso confermare che ogni allenatore che si rispetti ha bisogno di feedback dell'atleta e deve ascoltarli. Costantemente. Ed è importante far capire all'atleta che i feedback devono essere sinceri, se non ce la fa a fare un lavoro lo deve dire, non c'è nessun problema, si modifica la tabella. Il problema di insistere a fare lavori quando si è stanchi è che non riusciremo a performare, andremo in overreaching e poi in overtraining. Il campanello d'allarme principale è il nostro cuore, bisogna ascoltare il nostro cuore anche se utilizziamo la potenza. Se vediamo che a un certo wattaggio abbiamo il cuore 10-15 pulsazioni più basso del solito, oppure la mattina ci alziamo e a riposo abbiamo 10 battiti in più, sono entrambi segnali che qualcosa non va. Cioè, quindi saltare qualche ripetuto, qualche allenamento non è una missione di debolezza, ma è un essere maturi e capire qual è il momento di far rifiatare il proprio corpo, anche se la tabella dice che quel giorno bisogna fare l'SFR. È una scelta intelligente, l'SFR è meglio non farla. Relax, tranquilli, ragazzi. Fissare obiettivi può essere molto stimolante per quello che riguarda l'allenamento, perché avere un qualcosa da raggiungere ti porta a fare i sacrifici e spingere di più con più convinzione. Ecco, però il problema questi obiettivi devono essere anche raggiungibili, perché se fissiamo obiettivi troppo esagerati per quello che è il nostro potenziale, rischiamo poi di demoralizzarci. Assolutamente, devono essere raggiungibili e progressivi, piuttosto mettiamo più obiettivi, in modo che ne raggiungiamo uno, passiamo al secondo. Esatto, alziamo l'asticella un po' alla volta. Esatto, io per esempio non posso mettermi come obiettivo a fare record del mondo di Everesting, sembrerebbe un po' presuntuoso. Ma è anche fare primo e secondo alla Parigi Press Parigi, Giorgione, adesso obiettivamente. Però è vero, abbiamo visto anche sulle nostre pelli, avere degli obiettivi aiuta veramente ad allenarsi meglio e con più costanza. Ovviamente questi consigli sono per una persona specifica, cioè un entusiasta che da poco ha iniziato a pedalare, vuole crescere sempre di più, sempre più velocemente, non vuole saltare neanche un allenamento. Ovviamente siete persone che vanno in bici da anni, avete un po' di esperienza, questi consigli non valgono, però voi dovete allenarvi per ottenere risultati. Darci che... dentro, ovviamente. Se no sembra che non bisogna mai allenarsi, quello che viene detto oggi. Seguire il vostro, la vostra tabella, il vostro percorso di allenamento, però penso che questo video sia proprio adatto a chi non è proprio più pratico, davvero. Neofita, è entusiasta e ha cominciato ad andare in bici da poco e ci può stare. Anche noi, sono quei 30 anni che andiamo in bici, però insomma. Chissà lui. Chissà lui. Si è allenato tosto oggi? Lui è pronto per il. E tu che obiettivi hai fissato per il 2023? Io? No, sto chiedendo al cavallo laggiù. Ah, lui, no, lui vedi che sta dormendo, sta riposando davanti a un calendario pieno di monte, secondo me. Sa che ci ha già dato dentro, però. Obiettivi piacevoli. Sì, un po' finito.